Ciao a tutti, ragazze e ragazzi, in particolar modo oggi perché voglio parlare di un prodotto ed è la PrEP. Sicuramente qualcuno di voi conoscerà. Ci tengo a precisare innanzitutto che non sono assolutamente pagata per fare pubblicità a questo prodotto, ma lo faccio di spontanea volontà e anche molto volentieri perché sono davvero entusiasta di questa crema. E la utilizzo già da 2 o 3 anni. L'ho scoperta grazie al mio ragazzo e davvero è utilissima e per cui mi sento vivamente di consigliarvela. E allora, innanzitutto c'è da dire che è una crema molto molto antica. È adatta per gli uomini nel momento in cui devono andare a fare la rasatura della barba, perché applicandola prima ammorbidirà il pelo, quindi rendendo più facile la rasatura. E magari io vi consiglio, se voi sapete di dover fare la barba di prima mattina, di applicare questa crema la sera in modo tale da lasciarla agire ancora di più. In più è ideale anche per il post rasatura, dopo aver fatto la barba, perché lenirà la pelle rimasta irritata. Così anche per le donne quando vanno ad utilizzare le lamette o anche magari dopo aver fatto la ceretta, che vediamo che rimane la pelle rossa, lenirà il rossore più facilmente. È efficace anche dopo essere stati esposti al sole, quindi un doposole, e infatti so anche che esiste un'intera gamma dedicata ai prodotti solari. Io non li ho provati ancora mai, sinceramente, però credo siano ottimi, essendolo anche questa. È ottima anche per le pelli screpolati e anche per chi ha i talloni rovinati o screpolati. Infatti, se ci sono molte persone che purtroppo hanno i talloni appunto rovinati e magari all'arrivo dell'estate, dove si utilizzano le scarpe aperte, si trovano un po' in situazioni di imbarazzo, e per cui io ve la consiglio vivamente, anche perché è una crema che si assorbe immediatamente e non unge, perché non è grassa per nulla, e quindi non vi darà nemmeno fastidio. Magari voi l'applicate, la lasciate asciugare per 1 o 2 minuti e poi potete tranquillamente mettere le scarpe. Vi faccio vedere come si assorbe subito. È bianca, ha un odore ottimo, mi ricorda tantissimo il Vicks Inex, quello nel barattolo balsamico che mia madre mi metteva sempre quando ero piccola e magari prendevo l'influenza. Essendo una crema assolutamente non grassa, può essere anche utilizzata sul viso. Massaggiamo bene bene. Se notate, già quasi il bianco non si vede più. E tra un minuto sarà completamente asciutta, lasciando una pelle davvero fresca, morbida e anche profumata. Da sollievo anche dopo la puntura degli insetti, in questo caso appunto essendo nell'arrivo dell'estate ci sono le fastidiose zanzare. Applicando una piccolissima quantità di questa crema noterete subito un forte sollievo. È una crema al mentolo, contiene canfora e menta peperita. Inoltre c'è anche la glicerina, che è quell'ingrediente che protegge ed idrata, e infine ci sono anche i chiodi di garofano che aiutano a combattere i batteri. Si può anche leggere tranquillamente qui dietro. È una crema dermoprotettiva, dermatologicamente testata, agisce con efficacia in tutti i casi di irritazione, indicata contro gli arrossamenti del sole e anche dal vento. Quindi io la ricollego anche alla mia routine estiva. E non l'ho inserita in quel tutorial, del quale vi lascio il link qui di lato, perché comunque avevo già in mente di fare una review solo ed unicamente per questa crema. Poi è appunto efficace per le irritazioni dalla rasatura, le screpolature della pelle e d'aiuto per alleviare il fastidio delle punture di insetti. Reca sempre rapido sollievo e mantiene la pelle morbida e fresca. La crema dermoprotettiva PrEP è di originale formulazione e adatta ad ogni età.
Contiene 100 millilitri di prodotto e c'è scritto 12 mesi. La cosa ancora più bella di questo prodotto è che i prezzi sono davvero modici. Infatti questa costa soltanto 3 euro. Dimenticavo di dirvi che è adatta per qualsiasi tipo di pelle, anche per bambini e persone adulte. Io questa l'ho presa nella profumeria Limoni, ma si trova tranquillamente in qualsiasi supermercato. E non ricordo se l'ho detto prima, esiste anche la schiuma da barba ed esiste anche una crema specifica per la screpolatura per le mani e una linea di deodoranti. Come sempre spero di esservi stata utile e un bacione. Se vi va, ci vediamo al prossimo tutorial.